Sono Carola Pulvirenti, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Pemphigo Pemphigoide Italy. Questo tema del coinvolgimento dei pazienti nei studi clinici è molto entusiasmante perché è innovativo, però proprio perché è innovativo è un po' difficile da concretizzare e formalizzare, secondo me, perché noi come associazione abbiamo un ruolo e collaboriamo con i ricercatori. Però non è facile riconoscere questo ruolo dei pazienti, che è fondamentale. E, ad esempio, un ricercatore di recente mi ha detto una cosa che mi ha dato una grande motivazione, un biologo. Mi ha detto che io ho dato un senso al suo lavoro, perché lui si è reso conto di quanto sia importante il suo lavoro per i pazienti, perché naturalmente stando 30 anni in un laboratorio puoi perdere un po' il contatto con quelle che sono le esigenze dei pazienti. Invece io, dandogli dei feedback, ho avvalorato alcune cose e invece ho chiesto di porre l'attenzione su altri temi che lui non vedeva come prioritari, quindi questa collaborazione è importante. Però si tratta di adesso andare avanti, adesso stiamo facendo la formazione che è la base e poi si tratterà di lavorarci su e siamo qui per questo. Oggi abbiamo affrontato il secondo modulo che per me, che sono anche infermiera, è stato più breve e più fattibile, anche se ovviamente ci sono dei termini tecnici che noi come infermieri, come caregiver, come pazienti dobbiamo apprendere per poter leggere gli studi clinici, però è stato importante, è importante perché se dobbiamo confrontarci con i ricercatori dobbiamo parlare lo stesso linguaggio, pur non essendoci la necessità di avere gli stessi titoli, però l'importante è poter valutare il lavoro, un protocollo di ricerca e confrontarsi, ecco, nel nostro semplice ruolo di pazienti.